Siamo ragazzi? Ok, io mi vedo. Perfetto. Allora ragazzi, benvenuti. Siamo alla solita live pomeridiana delle 5. Intanto mi viene questa voce qua. Oggi facciamo Kingdom, però. Facciamo Kingdom, ma mi sono scordato di. Come al solito mi scordo sempre qualcosa, io mortaccioni. Mi scordo sempre. Siamo Argabbio. Questo giro mi sa che ci si finisce. Ok. Vediamo un po' se cambia il titolo, piano piano lo cambierà. Ci metterà magari qualche minuto. Però dovrebbe cambiare. Allora, noi praticamente siamo in questa città D, che non mi ricordo i nomi. Speriamo che la live non abbia problemi, ragazzi, perché sto provando un ripetitore per migliorare un po' il segnale, perché ho la fibra, ma avendo la polizia stradale qui vicino che ha 3.000 ripetitori e cose varie per si puppano tutta la banda qua. E quindi sto provando, sto testando un ripetitore, anche se non ho capito benissimo come funziona col cavo Ethernet. Poi vedremo se riuscirò a farlo anche Wi-Fi, in modo tale che c'è la maniera, però devo settare. Allora, noi siamo qua, siamo a Uzit, e praticamente dobbiamo capire, dovevamo parlare con questo zoppo, intanto che abbiamo affittato una camera, che ci abbiamo messo, quando ha affittato una camera per la notte, che sembrano soldi sprecati, in realtà non lo è, perché vi danno anche uno scrigno, un baule dove poterci infilare tutto l'inventario, tutto. Siccome ero sia il mio cavallo che io eravamo pesissimi, ho svuotato il cavallo, l'ho messo qua dentro, poverino, e abbiamo una caterbata di roba, più la roba mia. Tanto il problema di questo gioco è grande Lexino, sempre mi timbra il cartellino Lexino, bravo, grazie. Vi invito ragazzi a vedere anche il canale di Lexino, che streama sia su YouTube che su Twitch, e spesso lo vado a vedere anch'io e mi diverto. Quindi, allora, stavo dicendo, praticamente quando affittate una camera è utile, io non lo sapevo, anche perché vi dà il baule dove poterci mettere tutto l'inventario e liberarvi. Io avevo anche il cavallo completamente pieno. Il discorso dei commercianti è un po' un casino in realtà a vendere. Io pensavo che, come in tutti i CDR, solitamente diciamo che vendere è la cosa abbastanza facile. Vedi un qualsiasi commerciante e vendi. In realtà poi è diverso, perché il commerciante, non tutti i commercianti accettano tutto. Anzi, ogni commerciante ha le sue cose. Tipo quello che ha il negozio della frutta e verdura, faccio un esempio stupido, accetterà solo quel tipo di alimenti. Uno che vende le armature accetterà le armature e credo anche le armi. Un altro che fa un altro lavoro. Te lo dirò. Vai a prendere paghe, te lo dirò fino a che non lo prendi. Guarda, c'è da ammirare una cosa, il Lex. La continuità, l'insistenza, il pertugiare. È da ammirare, perché non molla, oh, ragazzi. Ve lo segnerò anche di notte, Lex, che mi dice prendi il gioco, prendi il gioco. C'è da ammirare però, non molla, ragazzi. È testardo, positivamente però. Questo perché corre? Allora, noi a questo punto dovevamo cercare un certo Lebushi, lo chiamo Lebushi,
che è lo zoppo perché zoppicava, era un mezzo delinquentello, il problema è che l'hanno sbuzzato praticamente e l'hanno proprio squarciato, quindi noi dovevamo fare, ci siamo sbronzati con il prete, il prete della città, che era tutto tranne che un prete, praticamente imbriacate, mignotte, tutto. E dovevamo fare una missione, dovevamo andare a fare la predica domenicale al posto suo. Non ce l'abbiamo fatta perché io non pensavo che andasse fatta, bisognava arrivare alla chiesa in pochi secondi. Io invece mi ero fermato a vestirmi e a tutto, quindi ci è andato lui e l'ha fatta praticamente vomitando. Dai, dai, su, su. Detto, Leso, ti segnerò anche di notte a questo punto. Quindi adesso praticamente la missione, e quindi noi andiamo facendo al posto suo questa messa, al posto suo ci avrebbe detto un po' cose, gli avrebbe liberate, cose gli avrebbe dette in confessionale prima di morire, questo lo buscio. Il problema è che non ce l'abbiamo fatta, quindi adesso ci dice andare a parlare con il balivo, e parliamo con il balivo. Good Mannaggia. health to you. Godwin non vuole dirmi su chi fossero i complici, che è praticamente il prete. Godwin won't tell me who Lewbosch's cronies were. We've reached a complete È standstill. tutto tranne che prete questo, Something's però non ti amended, dice le something's cose del fixed. confessionale. He knocked out one of my teeth yesterday, and you were there with Fatto him. di rabbia. I ought to clap you in the stocks. I'll go willingly if you stick Godwin next to me. It'd be worth it just to see him suffer. I can well imagine. I've already told you, nobody came here to see him. But now it occurs to me, I did hear he was tried in Ratte for some mischief or other. Maybe you can find out something there. The Ok, scribe might have made a quando record. arete, Thanks, rete, babe. I never thought of grate. that. And let me give you another piece of advice. Non Don't gozzovigliare get più losing con to Godwin. Godwin again. Ma mi sono divertito come un matto. Va bene, basta. Questo è praticamente quello che vi dovrebbe insegnare a leggere. Io l'ho fatta a metà la missione, però adesso non ci voglio riportarla avanti. Quindi dobbiamo andare a parecchio in giù a Ratway. Ratway, ratte, i ratti, come cavolo è. Allora, meno male che qui abbiamo, se mi ricordo come funziona, viaggio rapido con la E. Per esempio, il viaggio rapido, se siete appesantiti, non lo potete fare. Quindi, molto importante. Abbiamo anche questo simbolino. Credo che sia un simbolino parecchio negativo, perché abbiamo fatto un po' di casino, tipo rubato, tipo ammazzato nella città, o comunque preso a sparate gente di passaggio, perché non lo so. Carcassa e strada. Mi piace molto che mentre viaggi ci sono queste incognite, no? Perché sono senza cavallo? Ok. Mi piacciono molto queste incognite e potete trovare tutto, gli assalti, carcasse. Oh. Vediamo, barbabietola. Due elegante. Un cappelletto che vale sembra un po' di. Ecco. What are you doing, you murderer? Questo è un altro rompiballe. Di cosa stai What on earth are you parlando? talking about? Oh shit, you're covered in his blood. Vabbè, i cumani mi hanno attaccato. Finisco con I like to get in vabbè. a fight now and again, and I've got the blood to show for it. So what? You? You look more likely to shit yourself and run. Ma insomma, io sono armato e te no, What are non you lo doing dire. here? Nearby a corpse. Nearby a murder. Sono a caccia di cumani. Oh, c'ho 8 punti, mortaccioni tua, I'm farei looking for qualcosa. cumans. I'm killing any I find. You? Not E likely. allora t'ammazzo così te It ne accorgi. was you. Who else would it be? And the guards will see for themselves anyway. What is it? Ma se ti faccio fuori, io non mi rompi più.
non è che so molto. Vieni qua, maledetto. Ecco, così la smetti, ti è. No, l'ho afferrato. Lo butta nell'acqua. Dovrà colpo di grazia. Perché così è solamente svenuto praticamente. Però nell'acqua soffochi. Soffochi nell'acqua. Lei mi soffoca nell'acqua. Vai, ammollo. E poi ti denudo. 15. Sono abbastanza aggressivo a questo gioco qui, semplicemente perché non mi acchiappa nessuno, perché no. Saccheggia. Ah, è morto? Ma io l'ho afferrato, non gli ho dato il colpo di grazia. Vabbè, allora stai lì. Mi piace molto che quando si mette sulla spada gli scende anche l'elmo, e praticamente più è un elmo chiuso più lui ci vede di meno. È una cosa figa secondo me. Quindi continuiamo a fare il nostro sporchi di sangue. Ok, va bene. Io l'ho fatto fuori perché questo, tutte le volte che trovi un cadavere, viene a rompere le balle. E poi ti dice alla fine, io ho praticamente fatto dei fallimenti parlando con lui. Però se riesci a non fallire, poi lui ti dirà che l'ha ammazzato lui. Perché mi era già capitato. Quindi l'ho fatto fuori, buonanotte. Poi tutte le volte mi viene a rompere le scatole, lo faccio fuori una volta per tutte e non ci si pensa più. Viaggio rapido. Anche il viaggio rapido ci mette un pochino. E anche questo secondo me è carino, perché è logico che le ore passano, che devi aspettare un pochino. A me questa cosa qui, anche quando dormi, non è subito, ti addormenti e subito viene il giorno. Anche lì devi aspettare un poco, non troppo, secondo me il giusto, per farti percepire un po' il tempo che passa. Io questo mi vorrei fermare. Quanti so? Si può anche combattere da cavallo. È in due però. Adesso aiuto. È difficile. In due non ce la faccio. Se riesco a distanziarne uno. L'arco. Non lo so, è un casino con l'arco. L'arco è difficilotto da usare. Uno si è stancato. Io vorrei ne venisse uno solo. Questo sta. Uno solo. Basta che non mi accoppi il cavallo. Oh, l'ho preso! C'ha anche una bella spada. Fa? Avanza, maledetto! Vabbè, scende. Un po'. Aspetta, questo non mi sembra che... Aio! Preso! Arte bellica, nuovo livello raggiunto. Ah, sempre senza fiato. Bello. L'ha preso finalmente.
Allora, saccheggiamo, tanto non credo che quell'altro mi venga addosso. Bello questo, mi piace. Cubatiere da piastre, non ce l'avevo. Freccia perforante. Freccia perforante migliorata, queste devono valere. 21. Guanti del cacciatore, infuso di candela. Vecchi stivali. Ok, la spada la prendiamo. Che secondo me è anche carina questa spada qua. Allora, arco del corazzaio. No, scusate, arco del civile del tasso che è il mio. Vi ho confuso un po' le cose. Poi, vediamo un po'. Questa vale di più, questa calza braga. Ma poi non ce l'avevo addirittura la calza braga. Ma è carina, mi piace. 15-15. Io invece quella che avevo io. Zucchetta a scaglie, 8-8. Meglio la mia. Dovete vedere anche la forza minima, ragazzi, perché mi è capitato di... C'era un momento che perdevo tutti i combattimenti. Poi dopo un bel po' mi sono accorto che la spada che avevo era forte, ma non avevo la forza necessaria per usarla. Quindi delle volte conviene utilizzare un'arma minore. Belli questi stivali pelle. Un'arma minore che però la potete che avete l'abilità per utilizzarla, se non è un casino. È uguale anche con l'arco. Io una volta mi sono messo l'arco da caccia, però non avevo la possibilità, non avevo le abilità per usarlo e praticamente mi tirava la freccia in terra quando cercavo di scagliarla. Questa agilità minima 9, vedete, io non posso perché non ho 9. 22, 43, 11, non è nemmeno così forte, anche se mi piace in realtà. Questi cubatiere a piastre sono le parti dell'armatura deputate alla protezione dei gomiti, una delle zone anatomiche del soldato più delicate. Anche combattimenti molto faticosi anche combattimenti meno facoltosi possono, quindi non è una cosa di gran pregio. 7-7-3, 4-4-2, per me è meglio questo. Poi meno 1, perché meno 1? Vabbè, sono a metà però di consumo. Beh, comunque sono meglio. Il collare penso che è meglio quello che ho io. 4-4-2 contro 11-14-8, che perfetto. Questo sarà uguale. Questa molto probabilmente è più consumata questa. Ok, andiamo così. La spada io ho dov'è? Spada le ho messe tutte nell'inventario che ce n'avevo un fottio. Spada borghese. Agilità minima 5, danni 43, danni fendente 43, danni percosso 2. Tipologia di arma spada corta. Più che un'arma, la spada corta borghese è un motivo di vanto. Ok, quindi sto utilizzando una non spada. Mi fa piacere. Le scelgo sempre meglio io, perché poi mica ho letto, ma non è indicata per il campo di battaglia. Perfetto. Cioè, proprio. E ne ho due. Spada del cavaliere. 40-40-10, in origine un'arma da caccia utilizzata per finire la preda e macellare la carcassa. Essendo simile a una spada corta, si è diffusa tra i borghesi anche in virtù del loro status sociale. Tuttavia è affilata, non è adatta alle stoccate. Spesso è provvista di guardia, quindi risulta scarsamente efficace per parare. Ecco, praticamente c'è due armi che fanno cagare. Una per dimostrativa. Difesa 68. Difesa 7, 45. Vabbè, allora mi tengo la mia, schifo per schifo. Vabbè, oh. Anche quello conta. Sono già pieno. Madonna. Ma dai, ma come sono già pieno? Ho raccattato tre cose.
Allora spostiamo sul cavallo, vai. Poi ragazzi, il DCL che ora non so se si era corretto, guardiamo un attimo. Se si è corretto qua. Perché avevo scritto FIFA, poi avevo corretto. Ok, si è corretto. Che mi era rimasta la scritta di... Questa non sarà un'estate qualsiasi. Parti per Cuba e Caraibi, Nord Ok. Europa e Mediterraneo. Ma c'è anche Con prezzo la pubblicità. leggero, la seconda persona paga la metà, perché questa non è una crociera qualsiasi, è una crociera MSC. Ok. Allora, spostiamo sul cavallo. Il DCL, praticamente, che ho trovato insieme al gioco, sono queste mappe qua. Queste mappe qui servono per trovare dei tesori nascosti. Il problema di queste mappe è che sono disegnate veramente da un bambino di 2 anni. Quindi bisogna interpretarle, capirle. Non so se le posso fare io o ci vuole qualcuno che sappia leggere, o lo posso fare direttamente, non lo so. Però per il momento sono abbastanza complicate. Sicuramente è una cosa che voglio fare, perché secondo me ci si trova della roba veramente interessante. Le chiavi me le tengo, non si sa mai. Ha fame. Le frecce 80? Ah no. Ah, il danno, ok. Minchia. Ci credo che stava pesante, con 80 frecce. Fuso di calendula, cosa fa? Cura ferite meno gravi e dissipa i postumi della sbornia. Liquore, bevanda superalcolica, ok, postumi, ok. Allora io direi di andare da quell'altro. Che adesso vorrei anche la roba di quell'altra, se posso, se riesco. Io però vorrei tirargli un po' di frecciate. Se n'è andato? Allora io vado di spada, se me lo trovo lontano c'ho la spada. Dov'è la spada? Ok. Feel quite hungry. Se mangia dopo. Ma finiva. Buoni, 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 buoni. Zitti, 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 zitti. Questo c'è anche lo scudo, anzitutto. Allora, accucciato. Non può tirare frecce, mi sa. R. Eh sì, però ti devo dire tutto io, oh. Le frecce da distanza migliorata. Vai. Buono lì. Ok, Feel quite hungry. Liscio. Liscio. Guarda come scappa l'infame. Guarda come scappa l'infame. E non posso correre, mannaggia. Ok. Posto sul cavallo, anche se è distante si può fare. Tiè. Mi piace anche il sangue sulla spada. Dov'è il maledetto?
Vabbè. Penso che seguono gli NPC seguono la strada. Forse qua il covo. No, qua mi sembra no. No, sì, mi sembra che ci sono anche già stato qua, tutto. Niente, l'abbiamo perso. Poi scappano come dei missili questi. Capito? In due ci attaccava, in uno... No, è scappato. I feel quite hungry. Lo so, ora si mangia. O ha preso questa strada qua. Molto probabilmente. Non è percorribile sta strada qua. Io non so se gli NPC possono fare delle strade anche... Cioè possono andare liberamente dove vogliono all'occorrenza. Cosina, vai arrivare qua un attimo in cima che c'è qualcosa. Niente, c'è niente. Io purtroppo a questi giochi che sono anche lento perché mi perdo parecchio. Va bene, dai. Allora, cosa mangiamo? Cosa c'ho da mangiare? Mi sa che non mi sono lasciato niente da mangiare. Manco nel cavallo? No, più o meno. Anche perché avevo sempre a disposizione la... Cioè, qualcosina in giro trovavo sempre, quindi ho detto mandavo tutto, chi se ne frega. E invece, mo, non ho calcolato che nei viaggi lunghi... Serve qualcosa da mangiare. No? Ecco, stiamo anche... facendo la strada sbagliata, tutto. Io non so se... stando così senza mangiare, se implica qualcosa di serio... Non credo che il personaggio muoia di fame. Però ci arrivo la sera io. Ok. Allora, qua è stato il... questo è uno dei nostri rifugi. Fissi. E praticamente qui c'è il fornaio. Il fornaio è quello che è lui, che è questo signore qua con il cappello che sparisce e appare. E apparisce. Che è un po' arrabbiato con noi perché lui vuole essere pagato, perché ci ha mantenuto con le spese mediche quando noi stavamo male, che ci hanno praticamente menato per rubarci la spada di nostro padre, che a sua volta era morto, e quindi possiamo fare un lavoro per lui, che sarebbe per sfilare l'anello da un cadavere, che noi all'inizio avevamo detto di no per un discorso di un discorso di comunque di fama che c'è nel gioco, siccome la fama ormai è andata a mignotte perché non siamo graditi già in tanti posti per via che abbiamo saccheggiato barra ucciso a destra manca. E quindi ho il denaro per saldare, non so quanto sia, anche se fossero 50 metri va bene, ne abbiamo quasi 1000.
if you're interested. Per le cure ricevute. E facciamo anche questa missione qui, che tanto è una missione in più, al limite ho. A trifle. Just to take something from someone on. Sì, un oggetto, è il cadavere, bisogna dissotterrare un cadavere e fregare un anello. E siccome all'inizio ero un bambino in fasce, adesso sono diventato una canaglia. Va bene, me ne occuperò io. Poi posso anche non farlo. Oh, and watch out for the execution. Bisogna stare attento al boia, ai segugi, bisognerà un po' menare le mani. Oh, poi c'era una missione, c'è scritto provaci con Teresa. Hey. Limona con Teresa, nulla, non mi caga. Qui abbiamo il letto e l'inventario, mo lo apro. Invio qualcosa da mangiare, dato che questi... C'è un bel salamino, prendi, facciamo pane e salame, buono pane e salame, un po' di vinello, tanto siamo ricchi, ce lo possiamo permettere, e ma questo non era l'inventario, ma sono coglione. Ah sì, no, era il contenuto, giusto, l'inventario è quello che c'ho io. E formaggio, non c'è il formaggio? Pane, formaggio, salame e vino. Dopo una magnata così si potrebbe anche morire. Allora, zero, che cos'è? Scaduto? Minchia, scaduto. Posso mangiare uguale? Mica morirò avvelenato, no. Vediamo un po', veleno. Sì, veleno, perfetto. Già buono che non vomito. Guarda, fai un po' di... E vabbè, c'è la scadenza dei prodotti. Ma vabbè, chi se ne frega, dai. Sarà un po' avvelenato. Guarda, lavati. Sciacquati la bocca. Ora mi caga. Dentro no e fuori sì. Come stai? Ma sei so brutto però. I can't stop thinking about Scarlet. Scarlet sono tutti morti, ci pensa più. But life has to go on. Why not clear your head and try to forget about it? At least for now. What do you mean? Do you feel like a walk? Una passeggia. Sono tutti morti, che sapeva fare passeggiata, ma che te frega. Ma che ci stiamo anche a pensare? As her ladyship commands. Ma vaffanculo. You jester. Comunque ci sta. Ti ho portato una cosa. I brought you something. Cosa gli dai? Un anello? What are you playing at, Hal? Are you trying to get me drunk enough to have your way with me? Ah, il vino, che poi non l'ho bevuto. Aspetta però. Vieni. Spaziamo insieme. Ora facciamo una passeggiata. Should we take a walk? You don't give up, do you? Ma come fammi ci pensare? Let me think. It's getting too late now. But if you pick me up during the day, I'll be glad to take a walk with you. Va bene. As her ladyship commands. Ma sembri idiota. Va bene, vorrei sapere cosa. I'd like to know. Che è Capone? No, vabbè. That's all. Non vuoi sapere niente. Va bene, comunque sembrerebbe che possiamo inciuciare con lei domani. Se ci abbiamo tempo, perché non è che c'è tutto questo interesse. Siamo nel medioevo. Allora, credo che io qua giù non sia molto ben visto, perché ho questo segnalino che potete vedere in alto
a sinistra di questo borsellino con le monete che stanno cadendo. Credo che mi stiano cercando perché ho rubato. Ho rubato, sì, sono colpevole, ho rubato. E quindi loro mi stanno cercando. E... Henry, però lei lì è fatto male. E almeno qualcuno, questo è. Peccato che da cavallo non riesco a vedere i nomi della compagni. Io volevo tenere un profilo basso, tutti mi conoscono. Quindi qui conviene arrenderci, anche perché loro sono ben messi, le guardie di questo castello. E anche perché sennò diventa una tragedia. Eh sì, però il veleno mi sto crepando. Questo è Wolfram Prada, è antenata del Prada. Un giorno farei i soldi. Vabbè, ma questo è sentito qualcosa sui comani? Che sono quelli che ci hanno attaccato al nostro paese e ci hanno ammazzato il padre e la madre? Non so voci, so vero. Com'è il signor Anush? Che è il governatore del castello? Che è quello che ci dà protezione, grazie a un'altra persona che era il governatore del castello in scarica prima che l'avessero attaccato? Vabbè, non mi sto a spiegare tutto perché faccio solo casino. Qui arrendiamoci. Gigi. Ci hai rubato, crimini, babim, babam, devi pagare. 80 monete. È una rissa, è quella rissa. Paga, non ho denaro sufficiente, ho una missione segreta da svolgere qui, tanto qui non... Ah, meno 3, meno 2. Perché forse mi conoscono, sanno che sono un rinnegato. Ah, 690, pensavo che quasi 1000 io. Scappa no, ragazzi, qui c'è da pagare. Oh well, what can I do? Se no, poi tutte le volte che entri qua ti rompo le balle. Niente, vorrei ammazzare, vorrei rubare gli 80. Va bene, dai, ho pagato 80. E sono tanti, penso di averci quasi 1000. Il veleno comunque sta facendo il suo lavoro, sono contento. Anzi, ho letto che possiamo addirittura avvelenare le armi. E c'è un'abilità che se te combatti con le armi arrugginite, è una figata, non lo sapevo. E questo gioco va studiato bene, non è un GDR molto alla Skyrim, che vai, picchi, meni. Questo va studiato a fondo, bisogna avere tanta voglia di leggere. C'è un'abilità, guarda, chissà dove l'ho presa questa, dove l'ho vista questa abilità qua. Giocatore, secondo me è un giocatore. No. E poi c'ho due punti, non li ho messi. Allora, intanto guardiamo questo. Questo è il livello principale, sono a 6. Ho due punti da inserirci. Io il primo ho fatto ricognitore, che praticamente incrementa leggermente la distanza del viaggio rapido, aumentando il 10% anche la probabilità di schivarla, quindi perfetto. Primo soccorso, puoi usare le bende, bene. Poi asceta, il senso di fame aumenta il 30% meno velocemente, ma la carenza di cibo comporta effetti più acuti, potrebbe essere utile. Cavaliere notturno, il tuo vigore si rigenera al 20% più velocemente di notte, ma il 10% più lentamente nelle ore diurne. No, perché solitamente la notte, vabbè, insomma, non c'è gente. Ci sono tante missioni che sono ad orario. Quindi la notte, se devi andare in un negozio, se devi parlare con qualcuno, perché qualcuno non c'è, perché notte sta a dormire, non ti consiglia di bimbo, ma meglio impostare il gioco nelle ore diurne. Poi tanfo virile, qui hai da puzzare. Però il 50% più di carisma delle donne, quindi ragazzi non lavatevi, puzzare,
E che quando puzzate le donne sono più attratte da voi. Boh, tuttavia, non ci credo nemmeno io mentre lo dico. Tuttavia, le persone sentono il terrore dalla distanza, quindi per rubare la furtività è ridotto il 30%, quindi no. Vagabondo, sei cresciuto in condizioni di povertà, di conseguenza, la qualità del tuo sonno è inversamente proporzionale alla confortevolezza del letto in cui dormi. L'attenzione, marchio rinnegato, riduce del 20% gli effetti negativi della prigionia sugli attributi. Cittadino, attribuisce un bonus più 1 a forza, agilità, vitalità e dialogo nelle città, nei villaggi, nelle loro immediate vicinanze. Questo aspetto non può essere combinato con selvaggio. E qual è selvaggio? In fondo, mo ci arriviamo. Mi gratto. Pronto soccorso, no, primo soccorso. Ok, il pronto soccorso ancora non è stato inventato. Le bende sono più efficaci del 25% per 100. Usare inoltre la tua abilità di guaritore nei dialoghi. Dovrebbe essere. Ricognitore 2, incrementa la distanza di viaggio rapido del 10%. Ha anche la probabilità di schivata. Quindi questo è un altro 10% in più che non lo farei al momento. Selvaggio attribuisce un bonus più 1 da forza, agilità, vitalità e dialogo nei territori di campagna. Quindi questo nei territori di campagna, questo nei villaggi. Quindi territorio di campagna, perché poi bisogna anche capirlo, territorio di campagna cosa intende? Fuori, all'aperto? E se sei in montagna non vale. Però allora è meglio selvaggio, perché uno può anche fare tutte e due, anche se non si uniscono. E allora farei un selvaggio, mi ispira. Possiamo anche aspettare, non usarli, aspettare di sbloccarli tutti, che credo si sbloccano per livello. Questo vuole il livello minimo 8. Ecco, le maniere eleganti ti dice un bonus più 2. Ecco, per esempio, questo è ottimo. Ah, ma impone un malus di 1 al carisma e al dialogo. Io vorrei fare uno abbastanza forte, senza stare a dialogare tanto. Tanto nel medioevo è così, cioè. Quindi io lascerei un punto per quando sblocco l'8. Ah, abbiamo anche. Quindi attributi. Qui ce la staci un anno praticamente qua. Attributi, sì, per tornare indietro. No, io volevo tornare un attimo indietro. Ok, poi abbiamo forza un punto. Roccaforte che è già studiato. Riduce il 30% il vigore consumato quando pari i colpi degli avversari. È ottimo, ma io non ho visto sto miglioramento. Ad occhio non si vede purtroppo. Puoi portare una quantità minima di peso ulteriore a 7 kg, questo va bene. Becchino al trasporto dei cadaveri. Maestro delle prese. Incrementa di un terzo la possibilità di sovraccaricare l'avversario con una presa. Non ho mai fatto una presa in vita mia. Non so se dipende da questo oppure non li so fare io. Puoi scagliarti contro un avversario per ridurre la sua energia e il suo vigore. I danni. Questo potrebbe essere interessante. Praticamente puoi correre contro l'avversario per scagliarlo, per ridurre la sua energia e il suo vigore. I danni aumentano in base a quanto sei, diciamo, pesante. Stretta ferrea. La rigenerazione del tuo vigore non rallenta in combattimento nemmeno quando brandisci l'arma. Questo ottimo. Vigore. Sì. Questo è ottimo. Io di vigore soffro come una bestia. Quindi. Poi abbiamo battaglia. No, agilità, no, dove sono? Scusate un attimo. Forza l'abbiamo messa, agilità. Evasino. Evasino cosa fa? Il livello è determinato dagli attributi e dai progressi compiuti dal gioco. Una volta consente di confrontare il proprio personaggio con quello dei nemici. Ogni 2 livelli ottenuti può selezionare un thread con cui specializzare le capacità del tuo eroe. Peso piuma. Le cadute causano il 30% di danni in meno. Che questo potrebbe, specialmente con l'armatura pesante, potrebbe essere utile. Qui aspettiamo perché sono un po' indeciso. Mi sembrano buone tutte e due. Vitalità, maratoneta, non mi piace, l'avevo già letto.
La velocità di corsa è ridotta, ma puoi correre più a lungo. Quindi sei più lento, ma corri più. Non mi piace perché già così noto che mi stanno dietro alla grande, quindi se mi rallento vuol dire che mi chiappano. Dialogo. No, nobili natali, ottieni un bonus del più 3 del dialogo quando parli con le persone di alto ceto. Questo non può essere combinato con umili origini, però li posso avere tutte e due. Quando un mercante si spazientisce, hai la potenza di avanzare l'ultima offerta, non mi interessa. Questo è il dialogo più 3 quando parli con i popolani. Forse è meglio i nobili? Non lo so. Anche qua mi piacerebbe aspettare. Questi, boh, carisma più 3 perché? Meno 3? Perché? Addirittura meno 4, meno 4, meno 4. E che cacchio? Perché così il rosso? Qui ho solamente la spada. Oh, non avevo visto queste. Sberla. Arma, spada corta, spada da caccia e sciabola. Ritmo, stoccata, ah, sulle combo, non ci credo. Quindi, stoccata, fendente, quindi stoccata al centro. Fendente sinistro, fendente basso dal lato destro. E chi se le ricorda questo? Carica un colpo da destra, ma poi mira improvvisamente al volto del nemico. Poi ruota l'arma intorno alla sua e colpisce velocemente con l'estremità smussata. Poi se è oscuro usa il bordo per colpire. Scarica un colpo da destra, quindi questo. Ma poi mira improvvisamente al volto del nemico. E come minchia faccio? Ruota l'arma intorno alla sua e colpisce, ma è un casino però. Fendente stoccata. Quindi io devo fare le combo, ma devo dare anche le combo con le direzioni. Mamma mia. Cioè, è un casino, ma è spettacolare secondo me. Guardando un veloce giornau della posta reale. C'entra la posta. Devi adirare il colpo del nemico partendo dalla tua spalla sinistra e ti affiggi sul terrace con la punta. Ok, minchia. Sinistro, destro, centro. Fendente. Però, sinistra, destra, centro. Dopo una veloce serie di affondi, però a 4 già deve avere un sacco di spada lunga. No, io non ho la spada lunga. Centro. Adesso tutti casino. Doppia pugnalata. Mi attira questo. Quanti punti ho? 2. No, questo voglio. E facciamo la sberla, che forse è un attimino più semplice. Questi ragazzi sono cose che sto avvenendo adesso con voi. Quindi, se noi utilizziamo, io finora ho utilizzato la spada, ho 5 punti che ho sempre utilizzato la spada. L'arco l'ho utilizzato pochissimo, infatti, a 1 punto. Corpo a corpo 5 punti, perché a me capiterà spesso di fare a pugni. La mazza ce l'ho, ma non l'ho mai utilizzata. E arte bellica, parata perfetta che non ho, però ho i punti, 2 punti. È appeso come parare con l'avversario con un tempismo perfetto. La comparsa di uno scudo verde al centro della rosa di combattimento segnala l'istante esatto. Figo, e questa non consuma vigore. No, vabbè, questa va fatta, ragazzi. Ecco perché non riuscivo a concludere niente. Ma dai.
No, mi dici che no, c'è due punti, eh. No. Non c'è due punti? Eh no. Non va là. Allora sono di livello 2. Dobbiamo trovare qualcuno che ci alleni a questo punto. Quindi torniamo alla nostra missione. Parla con lo scrivano della città. Scopri se nel libro nero sono presenti i verbali di Lobuscio. Lo scrivano. E mo dove sarà lo scrivano qua? Parla con lo scrivano. Ok, A e B, parla con lo scrivano. Va bene. Meno male che ci sono i segnalini, ragazzi, che sennò sarebbe per me un dramma. Questo che vuole? Welcome, Henry. Ah, vedo che la gente però non è incavolata. Solamente le guardie. Sta laghecchiando un po', ragazzi. Non è qua, allora. Anche se non ti segna bene in che posizione è, ti segna dov'è, però. No, qui è chiuso, ora comincia a essere chiuso perché è notte. Vado qui le balle perché è notte. Perché quando è notte la gente smette di fare qualsiasi cosa. Niente, è tutto chiuso. Io ora dovrei ritornare indietro a dormire. Ma sto ancora avvelenato qua, ragazzi, ma... Scusate, che mi sa che ci crepo. C'è qualcosa per il veleno? Pena fisica o spirituale? No, non è più... Se pena fisica intende il veleno... Posto mi disbornia... Aiuto a conservare il cibo. Niente, capito, ma... Ci sto crepando. Aia, sto vedendo rosso. Camaglia, c'è qualcuno che mi dà un antidoto? Butto. Avrei mangiato un panino al salame. Ma io devo morire per un panino al salame, ma non esiste. Proviamo questa, qualsiasi pena fisica. Voglio la pena fisica. Niente. Ah, funziona anche come cibo questo. Niente, sono pieno. Se mi vendo, vendaggio. Come non sto sanguinando? Sto crepando internamente. Aiuto. Antidoto. Qualcuno mi dia un antidoto. Per un panino devo morire. Per un panino. Lavati, sciacquati, vomita. Devo morire per un panino al salame. Io mortacci al salame. Perché questa fine è ingloriosa? Almeno in combattimento non ci sei. Ah, combattuto, mi hanno ammazzato. Difendevo una dolce donzella. Ma non mi puoi morire per un panino al salame. Oh. Avete un antidoto? Allora secchia, tra un po' crepo. Good day to you. What do you need? Ma non ce l'ha lui. Guarda che bella roba.
Bacinetto santuoso. 1600, madonna. Comunque c'ho una miriade di roba da vendergli questo. Io faccio una cosa, ragazzi, io torno indietro. Vado velocemente dal fornaio, me la dormo. Così salvo e se crepo lì. Perché quando dorme lui salva. Se veloce porca. Se non salvo, levati mignottona, se non salvo ritorno nell'altra città e c'è da rifare tutto il viaggio. Mancherà un po', mo. Dov'è qua? Via. Lì le cose stanno facendo pese. Via. No, ho sbagliato, non è di qua, mortacci, lo cacchio era. Ma perché va sempre Sì, ah, ok, vado, posso anche andare velocemente, se facciamo prima. Mi sembra ci metta più tempo, cioè è più veloce perché non bisogna farlo noi, ma mi sembra che ci metta un sacco di tempo. Io non c'ho tutto questo tempo. Muoviti. È morto. No, madonna. Salva. Vedo lì e salva. Non vedo niente. Dov'è la casa qua? Porca. Sono ciecato. Mugnaio, aiuto. Mi sto male. Risalvemi. Panino al salame. Vaffanculo. Panino al salame, vaffanculo. Siedo. Dormi. Morirai dormendo. Che l'arte viene ora. Un'ora. Vai. Basta che mi salva, poi puoi anche morire. Per un panino al salame. No, però ha ripreso, attenzione. Allora dormiamo, se vediamo che dormendo arriviamo fino alle 8. Tanto salvato. Tanto di là alle 7, vai. No, ma anche le 8, tanto di là fino alle 8 non aprono. Condizione 93. Oppure l'energia, la barra rossa, io pensavo fosse la condizione. Ok, dormendo l'abbiamo risolta, stava morendo. Ok, comunque niente più panini al salame. Mi dispiace. Toh, mangiamo. Allora che questo qui potrebbe essere scoperto. Metti nella pentola. Non posso più. Non posso più mangiare. Dov'è Teresa? Tutti gli NPC c'ho nel loro orario. Il mugnaio è già alzato, quell'altra che ci devo combinare un po' di niente, sempre a letto. Dov'è? Ma io devo stare da tutti qua. Oh, stavo quasi morendo per un panino. Devo stare da tutti qua. Nessuno che mi comprende.
Via. Basta. Diamone questo qui. Che è lo scrivano, chi era? Non hai più panini nella mia vita, al salame. Ragazzi, bella la grafica, guardate anche il sole che sta nascendo. Boh. Oh, andiamo allo scrivano subito. Ah, che qui vende le spade però. Andiamo anche un po' di roba, va. Se io vado qua posso... no. Sposto nell'inventario una... 2 3 4. Però è tutta roba rubata, non me l'accetta. Vediamo se accetta anche l'armatore. Perché anche questa cosa delle robe rubate non è che l'ho capito molto, perché se c'è la manina rossa, simbolino della manina rossa, sì, ma stai fermo, non te le comprano perché è rubato, però sembra che dopo un po' questo discorso qua non ci sia più. Non ho capito se è un caso oppure se è veramente così. Allora, il falcione. Vediamo un po'. 9. Come danni da fendente è buono. Stoccata. A me interessa la stoccata, perché la stoccata è quella che riesca a colpire di più e fa pochissimo. Difesa 58. Non è male, però vorrei vendere tutto per cercare di comprarmi qualcosa di buono. Quindi, aggiungi la cesta. La mazza non la uso, però è rubata. Questa la sto usando. Va bene, gli possiamo dare questa, magari prendo quell'altra. Spada del cavaliere. Stoccata 40. Difesa 45, questa mi piace già di più. Quindi si potrebbe anche utilizzare. È comunque rubata. Spada del nonno 36 36, 2 2. Difesa 61. Sarebbe quasi quella del nonno, perché difesa 61, 40 40, 36 36, danni per costo 2 10. Però questa è rubata e questa no, vendiamo di questa, dai. È un grosso problema il fatto che non accettano roba rubata. Allora, visualizziamo la cesta. Abbiamo solamente queste cose qui, ci dà 225. Fuori del mercante 1,5, mamma mia. Comunque è buono. Contattiamo. Let's talk about the price. All right, so. Sì, parliamo, dai. Rapido però, ci sta un'ora e mezzo. 2:40. Hey, Henry's come to see us. What do you say to this? That's better. Oh. Drop it a bit more and we'll call it a deal. 2:35. Oi, for that amount I can be persuaded. Quindi adesso noi abbiamo quanti soldarelli? 854. Io voglio provare a vendergli qualcosa di rubato. Perché non ho capito bene se qualcuno li accetta. Secondo me i commercianti così ufficiali, con un negozio e tutto, con proprio il negozio dentro città, secondo me non li accettano.
Bisogna magari trovare qualcuno di un po' loscarello. Proviamo. La mazza. E basta, il resto mi serve. Vediamo un po'. No, no. Oh. That looks like stolen goods. I won't buy that. Ok. Poi voglio vedere anche le armi che ha lui. Le armi aspetto a comprarle perché tanto non ho l'abilità. La bella questa. Lascia. Forza minima 11. 14, 15, 12, 10. Ascia larga. A me piacciono parecchie. Ci fosse l'ascia quella a... l'ascia 2 praticamente, l'ascia doppia. Sarebbe spettacolare, a me piace un casino. 38, 52 fendente, 80, questa è buona però, eh. Assassina, minchia. Una spada lunga questa, eh. Berdica, 7. Compagna fedele, 30, 32, 66. Di gallo, cresta di gallo, 39, 55, 68. Bella che questa. 50, 42, 69. Anche questa. C'è tantissime. 54, 39, 2. 85 difesa. Spillo. Spada di Erode, 10. 108 di difesa. Non posso, mastro cacciatore, non posso. 94, 49, 40. Bella questa, del mercante. Nobiliare, non è molto buona. Spada da caccia decorata. Secondo me, ragazzi, prima di comprarsi delle spade bisogna... Questa è buona, però. Salvatrice. Difesa 91, però stoccata niente. Perché c'ha il manico largo molto probabilmente, c'ha la difesa alta. Pungolo 98. Le mazze non le uso. Martello da guerra. Ghiozzo. Gagliardina 7. Fendi fiamme 95. Questa è bella però, ragazzi. Quanto basta il fendi fiamme? 400. Mamma mia, troppo, ragazzi, troppo. No. Preferisco l'armatura. A parte che nell'inventario, che sarebbe buono se io potessi. Sarebbe buono se io potessi avere un inventario dentro la città. Perché avendo un inventario laggiù dal signore laggiù che mi ha salvato, io tutte le volte devo fare avanti e indietro, anche perché... Vabbè, tanto le altre cose non accetta. Diciamo un bel po' di robetta. E per la roba rubata troviamo un commerciante che sia un po' canaglia. Secondo me, di quelli diciamo non ufficiali, di quelli non in città. Magari che lo troviamo a giro per caso, bravo. Bacio al muro. Ti metti proprio lì. Vediamo un po' se è di qua. No. C'è da su. Il problema è che non ti dice... Si può rubare qualcosa in questi scuri qua? No, dovrebbe essere qui lo scrivano. Scrivano che sei sempre a letto. 39. Dei tempi lenti sti NPC, ragazzi.
facile. Questa facile però mi attira un secondino. Giuro che c'è, ci sono gli spifferi. Togliamo una stanza che magari poi me lo ritrovo alle spalle. Che magari lui è... Difficile. Difficile. È qualche donna. No, ma questa è una... È lo scrivano, sì. Ma mentre lei dorme... Alle 9... Lei è ancora sulle 9 e mi dorme. Che vuoi dire? Nel medioevo ci si alzava alle 5 la mattina, si cominciava a lavorare alle 5 e all'alba si andava a letto. No, alle 9. Posso? Tanto scende sicuramente nel momento meno... Ma come nulla? Guarda, ci metto io qualcosa allora. Ma posso scassinare un... Cioè ragazzi, ma siamo... Ma rubo cosa che non c'è niente qua? Io rubo tutto, ma... Qualcosa devo prendere. Imparo qualcosa dai libri? Lo stalliere, la guerra, vediamo un po' questo. Guerre delle... Ma perché è così buio? Non ci si vede niente, le leggo per fuori. Non è come Skyrim che impari un'abilità, capito? Scrivano, ti svegli? God save you. Dio ti conservi. Sotto sott'olio. Devo consultare il libro nero. Have a look in the Black Chronicle, Friedrich. And I need blessed relief from my suffering. May the Lord have mercy. Well, I don't know what I can do for you except bring you a priest. I'm not dying yet. I just can't get up. I'm sorry to hear that. But I'm on the trail of those killers from Neuhof, and I need to know the names of the men who were sentenced alongside Limpy Lubosch from Uzhens. I can't remember. Once I write the record, ma che non c'è il verbale apposta, no? It's essential that I find out those names. Is there anything I can do to help you get back to work? I can't go to work when I can't stand on my feet. Konyash the apothecary has an embrocation that helps, but it costs dearly. Embrocazione. Che palle, ragazzi, ma ogni cosa se ne combina un'altra. L'embrocazione per le ginocchia doloranti dello scrivano. Ma se stai... Ma scusa, ma lo scrivano non sta seduto, come fai le ginocchia doloranti? Almeno se di notte tu non faccio un altro lavoro, perché... Scrivano sta seduto. Ma la schiena, Tommy, la schiena. Potrei anche capirti. Ma le ginocchia no. Va bene, dobbiamo trovare questo embru coso. Embru qualcosa. Missione. Sono già appesantito? Ma per aver preso tre libri, ma quanto sei angosciante. Scopri il libro nero. Va bene. Ottieni l'embrocazione per le ginocchia davanti di. Dello scrivano. Là. Allora, andiamo in A. È lontano, si è più al cavallo, eh? No. Lì. Ah, lui è questo. Mi serve l'ambru qualcosa. Hey, Henry's come to see us. Tutti contenti. Cos'è il B? Ah, recupera l'anello del defunto per... Peshek il mugnaio. Io voglio vedere. Embrocazione.
Che imbrocazione poi. Heavens, lad. You're looking bright-eyed and bushy-tailed. Last time I saw you, I thought you were ready for the priest. Mi sono ripreso. I'm feeling as good as new. I'm glad to hear it. Vuole l'imbrocazione. Scribe Friedrich needs the embrocation for his joints. What again? He was here not long ago for some. He ought to make it last longer. I told him not to grease himself up so much. It could cause... Oh, the older he gets, the more foolish he is. È importante saperlo. Well, did he tell you such salvation is costly? Have a look in the shop for yourself. Che debito? Guarda quel debito. About that debt. Quale debito? It'll take me a while longer. I understand. There's no hurry. I'm sure you'll honor your debt. Ma siete la prima volta che ti vedo nel muso io. Ma come faccio a avere un debito con te? Jesus Christ be praised. Non ho capito. Vabbè, comunque bisogna comprare questo antidoto. Ecco, questo era per il veleno, l'antidoto. Cura l'avvelenamento di qualunque causa. Ecco. Ti senti poderoso come Achille, in grado di resistere a qualsiasi ferita per 5 minuti di mezzo danni superiore. Questo è ottimo. Costerà 1 milione, infatti. Bile, ma Bile mi viene a me. Embrocazione 30, beh, 38 va bene. Pensavo costasse tipo 600. E una ne vola mia 5 o 6, che mo il segno dell'alchimista. Non capisco se i libri, leggendoli, ma voglio provare. Pozione bivoci furente. Moltiplica le forze, scatena un'ira sanguinaria. Incrementa il 50% dei danni inflitti. Quanto costa? 62. Mica tanto, però. Scaglia la lingua. Scioglie la lingua. E perché scaglia? Scioglie la lingua e rimuovi veni inibitori e ottieni il 5% di dialogo. Sono tutte utilissime. Mamma mia, quanti ce n'è? Sanguinella, Lazzaro, Gallinaccio. C'è il veleno? Che la metto sulla lama? Liquore. Grappa del Salvatore, 96. Mamma mia. Il veleno io volevo. Perché c'è il modo per metterla sulla spada. Ok, poi queste vedremo. 580, testa scemo. Allora, visualizza cesta. Contattiamo. 35, dai. Can we do something about the price? Aye. Since it's you. Come now, just a little more and we have a deal. Secondo me queste contrattazioni sono un po' inutili, perché tanto ci muovono sempre nella stessa maniera. Cioè, te offri, loro scende di uno, di due massimo, poi te risali di uno. Più di lì non si smuovono mai. Quindi dopo un po' diventa ripetitivo. Magari per due monete. Allora, abbiamo preso lo scioglieginocchie. E questo dorme? Ah, ma perché non ce la fa il sassi, no? Perché dorme. Giusto. God be with you.
Oh, ho portato l'imbrocazione. Avete ragione. Non è un buon mercato. Questa se la beve, secondo me. Possiamo consultare di Venera adesso, che sono in piedi. Well, you helped me, so now I'll help you. Come along and I'll show you our Black Chronicle. That really is a miraculous ointment. You haven't even rubbed it on and it's already working. You know how it is. Faith itself is the greatest healer. Just thinking about the relief it will bring makes me feel better. So don't look a gift horse in the mouth. Come along. Cavallonata è morto di mal di denti. Nessuno guardava in bocca. What the hell are you doing? Hey! Mo, Gesù. Come non si legge? Non si è tratta dal. Could you find something for me in that book? The thing is, è andato dal coso io da a leggere. So what do you need to know? I'm trying to track down those Neuhof cutthroats, and I need to find out the names of any cronies of Limpy Lubosch from Ujits. Give me a while. Ma ragazzi, è scuro, perché mi sembra un po' scuro. Devo fare una cosa. Anzi, non si vede niente. Oh, che bellezza. La scrivano, è fatto. Welcome, Henry. Welcome, Henry. Avete trovato il verbale nella lebbra? I did. Apart from Lubosch, there's mention of some Anton from Vlashim and Hinek, known as Riki. Anton Vlashim, Vlashim. That's a stone throw from here. Aye. Certainly closer than Vlashim. Thanks for your help. Thank you for that ointment. Prossima volta ti porto un tubetto di vasellino. Che non so, della faccia mi sembra che tu abbia bisogno. Va bene. Ok, comunque abbiamo ricevuto un'informazione importantissima. E adesso ci sarà tutto un iter per cercare sta gente qui. Dove sono alla fine? Infinito. Quando sarà alla fine io? Mamma mia, come l'ho fatta lunga. Ma siamo usciti qui. Allora, qui abbiamo fatto tutto. Là, che cos'era qua? No. Là. No, cos'era là? Qualcosa che non ho fatto. Va bene, questa non mi interessa. Niente. Andiamo a vedere le altre allora. Allora là e qua. Questa è tutta la zona dove dobbiamo cercare. Perché abbiamo un B e un A, ma sono secondarie. Qui abbiamo un'altra A, ma è secondaria. Leggi il testo in latino, vabbè, poi la faremo. Quindi praticamente tutti i nominativi dovrebbero stare in città, praticamente. Le dec. Un membro della banda di Neuf, un uomo che tutti chiamano il fetido, dovrebbe trovarsi, che il nome è tutta la premessa, nei pressi di Ledecco. Sfortunatamente non sono riuscito ad ottenere altre informazioni. Immagino che non sarà difficile scovare questo fetido.
forse anche il, per il tanfomarcio che lo circonda, ma dubito che mi attenda un incontro piacevole. Ok, praticamente lui per adesso cerchiamo solamente il fetido, poi dal fetido scopriremo tutti gli altri. Sarà lunga e tempestosa, ragazzi. Io a questo punto voglio fare una cosa. Voglio liberarmi dell'inventario, perché voglio tirare su un po' di soldi e andare dal fetido con un'armatura decente, ma con questa mezza roba sgualcita che ho addosso. Quindi ci vorrà un po' di tempo. È un girofilo, vai. Ci vorrà un po' di tempo. C'è troppo. Che palle con questo troppo carico. Ma che palle, dalla al cavallo. Cosa c'hai? Dai, sposta sul cavallo. Sposta sul cavallo. Bene? No, ancora non va bene. Che cavolo. Ma sono così pesante. L'imbrocazione gliel'ho data, ma è rimasta. Allora, se smettessi di aggarmi, eh? Pesano così tanto sti schifo di libri? Penso che questi qui con la stellina diano un qualcosa in più in addestramento. Vai. Oggi siamo. Andiamo. Ci metteremo un po' di tempo, sarà anche un po' palloso, però l'ho fatto stasera. Perché non ci può, non posso andare, siccome questo qui ho paura che sia l'inizio di combattimenti abbastanza difficilotti, che già i combattimenti sono difficili per conto loro. Poi questi qua secondo me cominciano a essere tosti, perché non credo siano gente che siano quattro barboni messi in fila, penso che siano gente da strella. Quindi mi voglio preparare bene. Intanto tutta la roba rubata non mi serve. Questo lo possiamo mettere dentro. Questo lo uso. Questo lo uso. La mazza non è rubata adesso? Non è più rubata? Ma sembra strano. Prima diceva che era rubata. Io mi denudo. Facciamo così. Io mi denudo. Tanto le frecce non le do via. Il resto lo vendo. Il cumano me lo tengo. Faccio così, sposto tutto. Ok, questi e questi non è possibile utilizzarli. Io qui prendo anello d'argento, tutto quello che voglio vendere, sperando che poi non vado di là e mi dica che non posso perché è rubato e magari qui non me lo indica. Forza minima 10. Quindi io questi due al momento non li posso utilizzare, ma allora li lascio. Famo rilascio. Non so questa macchietta qui che cosa sia, sangue, no? Perché quella sangue è rosso. Ascia. Brutta pure. Vendere. Più brutta. Vendere. Non mi piace. Vendere. Vabbè. Vendere. Vendere. Vendaggio no.
Braga imbottite, no. Questo lo vendiamo. Colotta nera, questo la vendiamo. Calza braga marrone, questa si vende. Camaglio ne teniamo uno. Quest'altro camaglio, qual è la differenza? 10, 12, 11, 14. Questo sembrerebbe più forte, però va riparato. Quindi lasciamo tutte e due. Poi il cappello. Cappello, questo si vende. Questa macchietta di sangue, ma non fa niente. Piastre, vendiamo questo. Gambesone. Ma si ha, fa corte due, via. Questo. La mazza, il pugnale. Mamma mia, la roba che c'è, il zucchetto. Gli stivali, questi mi lascio. Questo lo do via. Via. Questo no, spada salda. Io però le spade me le lascerei anche tutte, dato che non sono deciso a comprarmi una spada, perché tanto quelle belle non me le posso permettere, cioè ci vuole troppa abilità. Questa però fa schifo. Ora via, quasi tutte, diciamo, dai. Queste ne ho due. Queste qui si possono tenere. Tunica cumana, e vai, vendiamo anche questa. Mi metterò quell'altra, poi se vedremo. No, direi che così va bene. Sono pesanti, ma noi abbiamo il nostro cavallo. Gli mettiamo una roba che non ci serve. Quello c'è un bel po' di robetta, eh. Ma qui noi dobbiamo vendere tutto, quindi posso spostare tutto nel cavallo. Ok, quindi adesso noi andiamo. Torniamo qua. Grazie, è un po' palloso questa cosa qui, però va fatta. Capisco che è un po' pallosa, però voglio vedere di prendermi un'armatura buona per andare a pescare questo delinquente, che però vabbè, delinquente, insomma, alla fine anche noi non è che siamo tanto stinchi di salto. Penso che ne abbiamo ammazzati più. Ne ho ammazzati più che loro. Quindi alla fine. Però. Dov'è il fabbro? Armaiolo. Di qua. Vieni. Pena! Ma pecorini così non è molto consigliato, eh?
Non è per dire, ma è pericoloso. What else you, sir? Parliamo di affari. Belle mutande, quanto mi garbo. Allora, qui ne vendiamo tutto. Quindi, vendiamo tutto, si fa per dire. Ho preso una miriade di roba e lui non mi consiglia praticamente niente. Quindi vendi, vendi. Anche questo fatto di andarsi a cercare ogni commerciante vende una singola cosa, due balle. Poi magari trovi quello che non c'ha soldi per comprarti la roba. Alright, so. I grimaldelli, un casino trovarli anche i grimaldelli. Oh ragazzi, per trovare i grimaldelli ne ho trovati solo 9. E basta. Dai, 36 non mi rompe, dai. In pigiama, io vado a cena in pigiama. Almost. Con le pantofoline. Dai, su. See now. I knew we'd come to an agreement. Vabbè, io ho preso una miriade di roba, naturalmente le spade le ho lasciate nell'inventario perché servono. Quindi andiamo anche dal corazzaio magico. No? Al momento sono più barbone dei barboni. Dove di qua è il corazzaio? Sono pure scalzo? Cioè manco le scarpe mi sono messo. Faccio proprio schifo. Henry, I'm glad you came. Mi sono coach. Ew. Mazza devo. Good health to you. Anche addestramento però, vorrei dare un'occhiata. Mamma mia, questo c'ha il mondo. Anello d'argento, bene. Io non so se convenga ripararli gli oggetti e poi venderli. Calotta imbottita. Calza braga marroni. Camaglio, ne ho un altro di camaglio. Cappello. Caffettano cumano. Mi piace. Cioè, io devo combattere i cumani, però mi piace vestirmi da cumano per infiltrarmi e poi tagliargli gli orecchi. E non solo. Vabbè, tanto non mi dà nulla, ce la teniamo, dai. Cesta. Ci dà, minchia, c'ha 2000 questo dietro. Ma quanto ti vuoi rubare tutto io? Non lasciate nella capoccia, ti levo tutto quello che c'è addosso. E tutto il negozio. I'd like to discuss the price. Naturally. Good day, Henry. 700, guarda che bel numerino, 700 poli, eh. Satisfied? Dai, eh. Close. No. Drop the price. C'è sempre qualcosa da ridio. E fai 700 su da. Contrattazione del. Finally, a reasonable sum. Te vai sotto di 2, lui ti va. C'è sempre sta cosa qua. Uguale. Oh, adesso però noi abbiamo 725 monetine. Che sembrano tante ma non sono. Io voglio sapere se al cavallo cosa abbiamo. Allora, la mazza sposta nell'inventario, pugnale. No, abbiamo un bel po' di robetta ancora, questo è rubato, non me lo accetta. Questo sì, mi sono macchiati di sangue ma va bene. Io non so sta roba qui che me l'accetta però. I libri non so ancora come funzionano, quindi vediamo un po'. God be with you, Henry.
Aspetta, dobbiamo tornare anche dallo spadaro, ma... Ah. Sì, ora me lo rivendi anello, bravo. Allora, collare. Cotta bottana verde. Spoligonata. Vale di più. L'elmo umano. Ah, tutto mi compro questa. E rivendo tutto. Eh sì, ma non rivendo tutto, ma non faccio niente. $5.70 solo. Che tristezza. Vabbè. Contratta. Can we do something about the price? Quindi quasi 700 l'avevamo presi prima. Qui prendiamo 5. Quindi sono 1200. Good day, Henry. Più o meno. Guarda, 600, guarda, Ora lui scende di 10. Satisfied? Close. Drop the price a bit more. Sempre uguali le contrattazioni, tutte uguali, oh. E faccio un salgo di 10. See now. I knew we'd come to an agreement. Allora. Adesso però abbiamo 1300. Oh, vediamo un po' se con 1300 ci si può comprare qualcosa di bellino. $862. Mortacci 2. Bacinetto completa che in India però non puoi avere sti prezzi. Bacinetto placcato, ma guarda che figata. Bacinetto santuoso. Bella che queste. Eh sì ragazzi, ma con 1300 che ci piglia nulla. Io me lo fa un completino. 3-2, che cazzo è questo? No? 5-6, queste ce l'ho. Camaio ce l'ho. Guarda quanto lo vende il camaio questo maledetto. C'è 1-2 questo. Questo è bello. Equestre. Vabbè, ma fa dei prezzi troppo esagerati rispetto a quello che... cioè, rispetto al prezzo di compravendita, ma dai. I guanti, vado solo con i guanti. Lo scudo ce l'ho, anche se è uno scudo con... bello anche questo. Minchia, troppo... Questa è la maglia corazzata. La maglia di ferro. Sì, vabbè, la ciucchetta, la vuoi. Cioè, per comprarmi una roba di quella mi devo svenare. E poi bisogna vedere se io posso. Cioè praticamente potrei andare a giro come un barbone, però mi potrei mettere uno di questi che soffii. Bacinetto italiano. Bacinetto placcato. Braghe. Allora ripio, bacinetto placcato. Anche perché non ho molta scelta. E poi prendo le braghe comuni. Ci sta? Che devo fare? Quanto spendo, signor? 1-2. Sto cazzo, contattiamo. A 1. Per pigliare due cazzate proprio. Ma dai.
Let's have a word about the price. Cioè, ci ho messo una vita per tirar su un E3. È contento, Bambi, come Bambi stia, fidati bene. Dai, 1150, dai. What about this? That's not enough. Aye, for that amount I can be persuaded. Bella rim. Bella rim del cavolo, vai. Però voglio gode. Io godo così. Oh, questo bello. Questo bello. Modo lavori. Eppure un giorno o l'altro vengo qui dentro, chiudo la porta, li faccio fuori a tutte e tre. Faccio fuori a tutte e tre, rubo tutto, rubo tutto. E poi quel che succede, succede. Però rubo tutto. E lo faccio, un giorno o l'altro lo faccio, al posto di chiudere la missione, di dover ricominciare da capo. Che è la stellina? Informatore missione. Aspetta un po'. Le spade, ragazzi, non le ho prese perché... Che tanto non ha l'agilità per poter usare quelle belle. Almeno le armature non serve. Informatore missione di... Henry, I'm glad you came. Be a bit more careful. È questo. Ehi. Erbalivo. Babbalivo. Ma l'ho messo bello, sembra vero. Master Bailiff, is there anything of interest going on here? I should say so. The bishop's vicar came to Ujits, and not even Sir Hanush knows what he's after in these parts. Something must be up, but I couldn't tell you more than that. You look like you've got a lot on your plate, Master Bailiff. Is work keeping you busy? Busy? I've had so many visitors, I wouldn't wonder if the door fell off its hinges. What's going on? Cioè, in mutande con l'elmetto figo. It's not that there's a shortage of jobs, the problem's sharing them out fairly. I understand. Everyone has mouths to feed. The worst part is they won't tell you who really needs a job the most, but you might be able to help. È l'elmetto che dà fiducia. They're like to be more honest with you, so you can find out who's in the most need. And you can decide for yourself who'll do what. Will you help? Sì, sì. If you need help, I'll do whatever I can. You're a godsend. I'm sure it won't take too long. You know how the refugees are getting on, don't you? But ask around if you need to find out more. What kind of work are we talking about? Well, old Hagen is looking for a cook, and we need three, actually five, carriers. A cook and five water carriers? Sounds simple enough. Is there a problem? A little. È bruttissimo quando si spoligano, è una cosa che odio. Begging your pardon, shit, or as the Pope would say, excrement. Che bella un'informazione. Yes, the merchant Conrad Hagen is the one looking for a cook, so you can talk to him, and young Alex will know which of the Scarlet's folk are best suited to the job. Perché la questione del turbe? For one thing, they're afraid of me, and I can't get a straight answer out of any of them. So how the hell am I supposed to make the right choice? They're desperate. You can't blame them. I don't, but I might end up picking some good for nothing who'll just booze his wages away. What can you tell me about the other carriers? It's dirty. But it's a job that needs to be done. There'll be more than enough work for them. Comunque questo non faccio, Overflow. Sounds disgusting. Why would anyone want the job?
If all else fails, I'll pay 2 groschen for every 1 I pay the water carriers. That might convince someone. Ma se paghi bene faccio tutto io, faccio il cuoco, poi porto l'acqua, spola. Dove le vuoi? Can you tell me anything more about the cook? You'll have to ask Hagen yourself. I couldn't get a straightforward answer out of him. Maybe he's changed his mind. What do I need to know about the water carriers? We need 3. Right now, some of the burger's hands are doing the job. And they need to go all the way down to the river for water. Of course, where else would they get it? Gallows Hill? It's not an easy job. Aspettate che piove. Mettete secchi. That's all I need to know. Good luck then. Vabbè, non la devo fare, non mica a tempo, perché qui ci sono anche alcune missioni a tempo. C'è ancora schifo. Cavolo. Vieni caballo. Qua c'è altro da vendere da lui. Io ho visto una cartocciata a terra, vedete che è successo? Ma non vestito? Andiamo ad affari. Vendi. Ok, mazza. Pugnale, sciabola comune. 177 solo. Ti pagano troppo poco comunque. Poi compri una spada, ti ci vuole 1000, ti ci vuole. Vendi 20 spade, ti danno 100. Però ho preso ce l'ho così. Dai. Finally, a reasonable sum. Mi ha citato? Vabbè. Quindi andiamo a completare il nostro travestimento. E zitta. Ma però pigiali tutti, io prima per azzecco. Allora, qui ci sarebbe un'altra missione. Se ne faremo poi. Già le 14. Fa anche la passeggiata con Teresa. A Teresa, a buona. Oh, almeno abbiamo liberato l'inventario. Ma allora, qui prendiamo l'arco, quello più facile da usare, questo da 6. Prendiamo bendaggio 14, prendiamo 5, questo e prendiamo tutto, per quello che non serve lo ritiriamo dentro. Ho dei soldi qua. Minchia, vabbè, sono uno scemo. Ti ho tirato dentro pure i soldi. Questo che cosa fa? Cura le ferite meno gravi, sì. Il cuore, il sale. Le spalle poi le scegliamo. Ci lasciamo un bel po' di roba invece. 3. Ok, allora questa roba la lasciamo qua. L'arco comune ce lo mettiamo.
Queste vanno sotto. Ok. Questa andrebbe sotto, credo. Va sotto, sì. Camaglio. Questo non serve più. Avanti da cacciatore. Beh, quanto ci mette a fargli le gambe? 3 ore. Braccio al posto di quello no. E no. Io andrei anche a riparare un po'. Quindi noi, avendo buttato i soldi, abbiamo sempre... Ah, abbiamo sempre 1000. Perché... Adesso scemo io. Ci avevo buttato anche i soldi. Hey! Nell'inventario. Slow motion. What now? Cosa vuoi? Should we take a walk? You don't give up, do you? Ancora? Well, let me think. But probably not in the rain. We could both catch a fever. Pick me up when it turns nice again. Ma te mi hai rotto le balle. As her ladyship commands. You jester. Cosa vuoi? You want something? I'd like to ask a favor of you, Hal. Of course. What is it? I heard you're picking people to carry water. No one needs the job more than Antonia. Adam never mentioned any Antonia. Antonia. I'm not surprised. But Antonia really needs that job. Cosa capita se mio marito? What's wrong with her husband? He was cut down in the raid and he's not getting any better. And Antonia has no money for treatment. E lavoro fatica. She'll be able to handle carrying those buckets. It's quite far and up that hill. She's no princess. She's tough enough. D'accordo, vedremo. All right. I'll bear it in mind. Bear it in mind? Vedi, what subito. Does that mean? Oh, karma. The bailiff has the last word. Well, if he's got something against giving the job to a woman, then try and get Vincent in at least. He might not have anyone on their deathbed, but his mother has no one else. Hey! Watch it! Folks these days. Comunque, ancora non siamo usciti una volta insieme, stai già a rompere le balle a chiedere di qui, favori di qui, favori là, poi ti dico, ma ci penserà, ma che vuol dire ci penserai? Ma oh, ma guarda che già nel medievo scassavate le balle! Non siamo ancora usciti una volta, già che chiede i favori. E poi fa, ma ci penserò. Come? Si incavola pure. Ma prima bisogna avere, bisogna che sia un dare e avere, capito? Che prima mi devi dare una cosa, poi dopo ti faccio un favore. Funziona così. Cosa si fa prima a cavalcare normalmente che viaggio rapido? Io ho sta sensazione. Potrebbe andare anche. Potrebbe andare anche più forte il cavallo. Comunque, dato che mi è rimasto un milioncino, mi direi di. Dai, vai dritto per fuori. Direi di un milioncino, sì, magari 1000. Mi sembra anche troppo poco comunque. Armaiolo. Voglio vedere se ci faccio comprarmi l'armatura addosso.
Spada borghese, tanto quelle rubate non le prende. Quindi è inutile. Ce la fa così. Quanto mi dà 82? No, vabbè, non volevo contattare. Ciò vuoi, devo contattare. Naturally. All right, so. Vai, ci vuole. Poi riparazioni, le falle le riparazioni. Se volessi riparare tutto, mamma mia. Ah, troppo danneggiato non può. Dai, ma è 41. Ma che palle. Vabbè, dai, ripara, su. No, no. That looks like stolen goods. I won't buy that. Ma non è comprarla, è riparare, rincoglionito. Riparazioni, non è questo. E basta. Ripara. Do you want to get me in trouble? Don't try selling me stolen goods. Vabbè, non ti avevo detto di... Vabbè, come vuoi. Vediamo il corazzaio. Sarà rubata anche per lui, molto probabilmente. God be with you. God be with you. Vabbè, io ti vendo questo. Questo. Gli speroni me li metto. E c'è nulla di rubato, no? 720, dai, va bene. Poi riparazione. Grazie che lui la compra la roba rubata, eh. Riparazioni. Questo. Vediamo un po' se si fa problemi. Ok, spada borghese no. No, that looks like stolen goods. Ho una testata sul naso, te lo sfrantumo. Quanto tu mi hai sfrantumato le balle. Allora, questo e questo. Le guanti, su. 208. L'abbiamo fatta? Poi. E comunque alla fine del discorso andrò sempre a giro come un barbone. Andiamo gli affari. Adesso ho 1 e 8.
Vediamo se io con 1,8 posso prendermi 1. Ma io queste leggere io non le vorrei. Il caffettà a 13.000. Se no c'è qualcosa di 2,8, 1,4. Quella sequestre potrebbe essere carina. Si risparmiano tutti, tanto chi se ne frega. Kit d'armatura. Allora, questo poi ci penseremo una seconda volta. Belli anche gli spallacci però. Ecco, anche questo però non è male. Però questa è la cotta di maglia. Decorato bavarese. Se ne andassimo con la cotta di maglia. L'unica che ci possiamo permettere è questa qui. Corazze questre. 16, 16, 6. Ma non è che difende, costano tantissimo e non difende niente. Nove, 12, 7, 10, 13, 8. È meglio questa, scusa. Era meglio. I'd like to discuss the price. Sure, why not? $7.90, dai. Aye, that would do it. Allora, questo va bene. Come me l'ha messo? Questo però me lo copre. Trasparente così e vediamo se riusciamo anche a prendere l'armatura. Sono curioso di vedere quanto. 15. Se io invece prendo questa, c'ho uno preciso. Grazie questo, no, grazie questo ne è 4, mannaggia. Non è 4. Niente, non c'ho altro, se no c'ho questi qui. Non c'è questa, però rimango proprio senza, manco uno spicciolo. Andiamo, dai. È che mi garba tantissimo. Let's have a word about the price. Why not? Satisfied? Ti ho comprato il mondo, ti ho comprato.
Come now. Just a little more and we have a deal. Since it's you. I'd almost shake on Henry's that. Come to see us. Almost. Aye, that would do it. Vabbè. Dai, non aver fatto una colata a spendere tutti questi soldi. Però almeno sono figo adesso. What the hell? Dove è il cavallo? Fuggito? Quando tutto no, sono già appeso. Allora, questo va al cavallo. Che c'è un po' più, prendiamo queste due. Ok, siamo un po' pesantini, eh. Allora, spada sonda. Questo. Ok, adesso mi sembra che più o meno ci siamo. Ce l'avevo questi, eccole qua. Adesso diciamo che proprio schifo schifo non facciamo. E adesso ne si potrebbe anche, volendo, andare a fare questa missione di andare a rintracciare questo Ferdo, che fa parte di quel gruppo di banditi che ci hanno attaccato e che hanno attaccato anche le stalle. Tanto qua va bene, sì. Poi le secondarie, le missioni secondarie le rifaremo. Perlomeno adesso abbiamo un abbigliamento degno del medioevo, un minimo. Poi sotto sotto siamo ancora barboni, però abbiamo speso sui più di 2000 monete, quasi no, 3000 monete. Che vuole il viandante? Ma questo non verrà a rompermi le balle, eh. Ma bellino, sembra che c'è il cornacchiale. Sì? Mi dica, signor, c'è della bella roba però, signor mercenario. What's the matter? Ma che figo che sono. I have a proposal for you. Sì, a idea, I'm listening. A little friendly combat. Ecco, sapevo. C'ho la roba nuova, me la sciupi! Who are you, anyway? And what do you do? Merchants hire me for protection. That's all you need to know. Would you dare to face me? Questo... Proviamo, ragazzi, questo ammazza. Non ho salvato. Guarda, mi te scappo io. Alright, why not? Excellent.
I trust you have something to wager. No. Lo zero. No coin, no contest. Va bene. Ah, arrivederci. Però la tua roba potrebbe valere qualcosa. Che affondalo! Eh no, comincia a correre, maledetto. Cavallo! Va via. Piglialo! Aiuto! Non ci vedo niente! Questo gira in tondo! Gira in tondo anch'io! Oh, l'ho preso! Mortacci! Meno male che mi sono vestito da cavaliere! T'aiuto io! Che fa? Pesta il cavallo? Andava. Ah, ok. Allora, morto. Vediamo un po'. Acqua potabile, bendaggio. Le breche corte. Le ho comprate ora, mannaggia te, li potevo comprare prima. Carne. Ecco, tutto quello che ho comprato prima, ho speso quasi 3.000 monete, non c'ho più una lira, me lo dà lui. Grimaldelli addirittura. 24. Le manopole mi mancavano, speroni, spillo. Bene, io ti ringrazio, amico mio, perché mi hai fatto diventare, mi hai dato quello che mi mancava. Ecco, buona passeggiata. Ci vediamo. Ecco, vada. Ci vediamo prossimamente. In fondo al fiume. Dov'è? Buona notata, arrivederci. Allora, se lo incontravo prima non spendevo tutti questi benedetti soldi che ho speso. Che le braghe mi vanno al posto delle braghe a piastre. 8, 10, sono meglio le mie. Camaglio è identico, no? 10, sì. Camicia ricamata, è quella che ho io. No, meglio la mia. Ma come non ce l'ho? Corpetto d'armi e corazza. Allora, mettiamo. Ah, va sopra addirittura. Gambesone. Ma sopra è brutto. Sembra che ci abbi la coperta. Questi mi servono, che non ce l'ho. Perfetto. E lo spillo. Aveva, che forse ce l'ho anch'io. Ok, però a me sta coperta qui non mi garba. Posso non tenerla? Sì. Ok, vai sempre tasto. Allora, a cavallo diamo tutto quello che non uso. Questo. Vendaggio rubato. Questa poi la venderemo un giorno. Ci ha dato un bel po' di roba, nonostante si passi un po' da canaglia. Però, che vuoi fare? Purtroppo sono i tempi. Sono i tempi che ti obbligano a fare queste cose, io non vorrei.
Bello, un altro spillo, mi piace. Oh. Mi vuole sfidare per soldi, io soldi non ne avevo, ci siamo sfidati ugualmente. Un po' a canaglia. Però va bene, dai. Sicuramente ci saranno anche delle controindicazioni a forza. Ancora. Che cacchio. Allora. Ma che c'è qua? La processione dov'è? Dai, andante. Oh. Andante. Dai, andante qua. Sta a raccogliere i fiori? È scappato? Oh, io uno trovo. Arrivederci. Ma viandante vivo o un viandante morto che non vi anda più? Com'è qui? Va bene, dai, tanto ci fermeranno altre 20.000 volte. Poi sono curioso, mica roba fermarmi. Perché ci si guadagna sempre qualcosina. E comunque arriveremo di notte. È scoperta Mola, ok, qui poi scopriremo tutti i posti del villaggio, Fabbro, tutto quello che c'è, che non mi dovrebbero conoscere, quindi se non faccio cavolate dovrei stare abbastanza tranquillo. Però direi, ragazzi, a questo punto di fare questa missione di cercare questo fetido la prossima volta. Io comunque vi invito, ragazzi, a iscrivervi al canale di Twitch e di YouTube, qualora non siete iscritti. E vi ricordo che le live ci sono tutti i giorni alle 5, anzi tutti i giorni, dal lunedì al sabato, quindi la domenica no, alle 5 fino alle 7, 7 e mezzo. E anche più che altro per stare insieme, divertirci un pochino e magari vedere anche i giochi, magari non tutti comprano gli stessi giochi e magari qualcuno piace vedere i giochi. Per esempio, questo potrebbe essere un gioco che si può anche benissimo non comprare, magari guardarlo, perché comunque di per sé è bello, è come tanti altri giochi. E io niente, io vi ringrazio per la compagnia, vi mettiamo in pausa, anzi devo salvare. Ho il coso del salvataggio, che io credo di no, no. Quindi facciamo una cosa, come salvo? Vabbè, vedremo. Posso salvare? No. Se ho carico. Acquario, no, mamma mia. Va bene, ragazzi, intanto vedrò come salvare. Mi toccherà andare a dormire qui da qualche parte, tanto è quasi notte. Che altro per salvare? Perché se non riesco a salvare devo rifare tutto, devo rivendere tutto l'equipaggiamento che ho rubato, contattare. È lunga e non lo vuoi. È lunga e tempestosa.
Date un letto. Look out. Look out. Folk these days. Look out. Be a bit more careful. Ah, testata con l'elmetto. Dopo parli con quattro denti sì e gli altri no. Vabbè, intanto facciamo anche qualche domanda del fetido, via. È fetido? Someone they call Riki. That's the Tanner's son, Hinnick. Where can I find him? Hard to say. He's not around here much. Thank God for some more blessings. You could try his folks' place. Ma perché quando uno cerca una persona in questi villaggi qui nessuno sa niente. Anche quell'altro, lo Buscio, lo Zoppo, avrò chiesto a 3.000 persone, dice, boh, non l'ho mai visto, boh, non lo so che fa, boh, chissà dov'è, non si sa, non ha amici, non ha parenti, e l'hanno sgozzato un caso e deve avere, cioè, vedi, ho letto per la notte, per il sabato, un po' di soldatelli ce l'ho. I suppose I could find something. For how long? Per quanto? Ah, just the one. Sì, per quanto te sei un pirla. No, but you pay in advance. Paga. Potrebbe contattare anche due monete, cioè vabbè che. You've got it all to yourself. No one will disturb you. Bene. Il fetido. What can you tell me about this Hinnick? What can I tell you? Nope, he's none too popular. No one cares to talk to him. Why not? Nessuno sa nulla, nessuno well, sa nulla. I'm not one to gossip, si è chiamato il fetido. He keeps bad company. Mamma mia, se si chiama il fetido gli avete dato anche il suo soprannome, vuol dire che è conosciuto, no? The less I see of him, the better. He's not exactly sparkling company. Perché lo chiamano fetido? Perché è profumato. Why do you think? Because he's a tanner, of course. Perché non piace la gente? Perché è profumato. The old Tanner's not an easy man. But a son should never let his father down. Hinnick does nothing to help. He's always far too busy with his own affairs. Though I wouldn't like to say what those are. Di certo parlerà con qualcuno. There's no one at all to talk to him. That harlot Adela hangs around with him, of course. Harlot? Londrina. She works as a bathhouse wench. Same thing. Vabbè, perché pulisce i bagni e chiama Sguardina. Sguardina fa un'altra cosa. Dov'è il mio letto? Dov'è il nostro letto, baby? That's easy. As soon as you go indoors, at the end of the room on the left, there's a door leading to the chamber. Everything's prepared for you there. Ma se non l'hai detto a nessuno, mi fa sei già pronta. As you wish. Dove è letto di qua? Ah, com'è privata? Non è il mio letto questo? È questo? No. Difficile, sti cavoli. Allora non è qui il letto. Ma io me l'ho fatto nelle stalle il letto. Il letto dov'è? Qua? Oh, ma questo è il mio letto allora. Dormi, basta anche un'oretta, tanto per salvare. E poi andiamo a bere tutta la notte a giro, a zonzo, cercando il ferro. Palla e finita la musica. Ma perché?
Mi vuole così male il gioco. Ok. Va bene ragazzi, allora io direi di concludere qua, mentre ce la riposiamo. Bene, bene, sono proprio figo così però. E quindi vi ricordo di iscrivervi a Twitch se non siete iscritti, anche sul canale YouTube, perché ho due canali. Vi ricordo che sono live tutti i giorni alle 5, come ho detto anche prima, e sì, da lunedì al sabato, quindi la domenica mi riposo. E niente, facciamo dalle 5 fino alle 7, 7 e mezzo, e niente ragazzi, vi ringrazio per la compagnia, ci vediamo domani alle 5, ciao a tutti!